Finale pazzo al Moccagatta di Alessandria, la Juventus scappa al 94esimo, il Pineto la riprende un minuto dopo. Due rigori a partita ormai terminata, finisce 2-2 con la squadra di Amaolo che esulta come se avesse centrato un'altra vittoria. È l'ennesima grande prova di carattere dei biancazzurri teramani, andati sotto ad inizio del secondo tempo con la perla di Guerra all'11esimo. Il tecnico marchigiano si gioca tutte le cartucce offensive e con quattro giocatori in campo nel finale in attacco pareggia grazie al destro di Ndjambe al 33esimo. La Juventus però spinge forte nel finale e trova un rocambolesco calcio di rigore in pieno recupero per un fallo di Tonti su un avversario lanciato a rete. Il turco Yıldız, 2005, talento puro, spiazza il portiere abruzzese e fa esplodere la gioia bianconera. Ma guai a dare per spacciato questo Pineto, per l'ennesima volta nel finale, sull'ultima azione della partita, Volpicelli lancia lungo, sponda in area, Çakır viene strattonato fallosamente da Muharemovic. Calcio di rigore anche per il Pineto, clamoroso, Volpicelli come sempre, glaciale dal dischetto, batte da Fara e firma il 2-2 finale. Adesso sì che la festa è tutta abruzzese.